Una buona serata, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per vedere come vanno le cose in casa biancorossa. Ci ritroviamo dopo qualche settimana in cui un po' siamo stati in vacanza, un po'. Tipo settimana scorsa il Teramo ha giocato di martedì, quindi c'è stata un'edizione speciale di Proteramo. Quindi nel formato classico, originale, torniamo per la prima volta in questo 2019 solamente questa sera. Si sta giocando Milan-Napoli di Coppa Italia, è già cambiato il risultato, 1-0 in favore dei rossoneri, gol di Piontek, Krzysztof Piontek, che dunque si presenta nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico. Ma noi ovviamente parleremo di un altro diavolo questa sera, quello biancorosso. Io saluto i miei compagni di viaggio, partendo da quello che è più lontano da me, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ritrovo con piacere anche la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Poi ci dirai anche un po' di novità, perché oggi c'è stata la riunione col comitato etico, c'era anche il presidente Campitelli con il direttore generale Capaldi. Però insomma questa sera è una puntata speciale perché abbiamo, e ne sono particolarmente lieto, il tecnico del Teramo Agenore Maurizio. Ciao mister. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto nei nostri studi. Ovviamente potete interagire con noi seguendoci anche sul nostro canale Facebook nella diretta streaming, ma soprattutto con gli SMS. Visto che c'è il mister, la solita raccomandazione che vi faccio di consueto, ma che ho molto spesso, anzi quasi sempre, accogliete sempre con particolare intelligenza. Facciamo delle domande, perché insomma l'occasione è di quelle, non capita tutte le settimane di avere il tecnico del Teramo qui ospite in studio, quindi ci saranno domande di mercato, sicuramente gliele farete, poi lui risponderà per quello che gli compete, ma soprattutto riguardo la squadra, come sta, perché insomma ci sono state queste prime due partite del 2019, sono andate così così, poi c'è stato il pareggio di Gubbio. Vediamo allora rapidamente la classifica per vedere insomma come in questo momento il Teramo è in classifica, quota 24 punti, la distanza con il Gubbio rimane sempre di 4 lunghezze, c'è stata la vittoria a sorpresa del Rimini sul campo della capolista Bordenone, che di fatto ha permesso proprio a Rimini di staccare il Teramo con cui era in coabitazione fino a sabato mattina, però insomma che il campionato sia tutto ancora da scrivere, la salvezza ancora tutta da conquistare è abbastanza evidente. Prima domanda, mister, come sono stati questi primi 3 mesi e mezzo a Teramo? Come allenatore? Come allenatore e anche come persona, chiaramente. No, intanto io, è un intercalare che ho, quindi inizio sempre le frasi con intanto, allora. Intanto, allora. e quindi, di conseguenza, quindi, va bene. Sono stati mesi intensi da un punto di vista lavorativo, perché comunque la squadra, la società, ci sono delle esigenze ben chiare, che sono quelle di ottenere sul campo una salvezza in un girone, come hai detto prima, molto difficile da un punto di vista tecnico, molto livellato, con società forti alle spalle, quindi senza penalizzazioni, senza questioni extra calcistiche, e quindi lavoriamo moltissimo insieme allo staff per cercare di raggiungere dei risultati che non sono così scontati. Che voto daresti alla tua esperienza? Insomma, fino a questo momento ti trovi bene, da 1 a 10, dai. Ma per caratteristiche umane io mi trovo bene in tutte le città in cui vado, perché comunque oltre a fare il mestiere di allenatore mi piace interagire con le bellezze paesaggistiche del posto e anche con la cultura e le abitudini, gli usi e costumi dei cittadini. Allora te li facciamo rivivere in 4 minuti, i tuoi 3 mesi e mezzo a terra. Ci abbiamo provato, eh?
Proviamo a vedere, proviamo a rivivere i Dai. 3 mesi e mezzo di Egeno e Maurizio sulla panchina del Terra. Io credo che bisogna guardare con ottimismo alla vita, perché la vita è una, e anche la vita sportiva è una, l'anno calcistico è uno, no, nessuno ci fa ripetere la partita è una, nessuno ci fa ripetere una gara sicuramente dopo averla giocata, quindi dobbiamo giocarla al massimo, col massimo entusiasmo. Io credo che con l'aiuto da parte di tutti riusciremo a fare qualcosa di importante. Sicuramente la classifica oggi dice che abbiamo 3 punti in più e possiamo guardare al futuro con determinazione, cattiveria agonistica, rabbia, per poterla migliorare ancora ulteriormente. Sono molto fiducioso, nonostante oggi possano sembrare parole fuori luogo, magari, non so, però io sono abbastanza fiducioso e credo che la compattezza di tutti ci possa far raggiungere un traguardo importante. Riposa anche Maurizio? Beh, difficilmente, noi chi fa questo mestiere riposa poco, perché magari finisce un'attività sul campo e inizia un'altra parallelamente fuori. Sono molto arrabbiato, perché deluso. Che cosa l'ha fatta arrabbiare questa sera? Beh, l'atteggiamento di qualcuno. Riassunti dunque in 4 minuti, poco più, i tuoi 3 mesi e mezzo, mister. Ania, chiedo a te, prima di tornare dal mister, che mesi sono stati questi? Perché abbiamo visto un inizio super, poi una leggera flessione che è sfociata quasi in una crisi dopo il 2-2 di Terra Morenate, poi piano piano verso fine anno c'è stato, insomma, un po'...
moto oscillatorio. Sì, vabbè, all'inizio c'è stato comunque la svolta psicologica, sai, del cambio di allenatore che sempre influisce, e poi comunque bisogna ricordare che quando un allenatore comunque arriva in corsa non è facile prendere in mano una squadra che fondamentalmente non hai costruito tu. E quindi poi c'è stato il calo anche fisiologico e mentale che magari era anche ipotizzabile dopo il bel esordio, dopo quelle belle tre gare. E poi piano piano si è cominciato a lavorare, a costruire, a dare nuovi principi di gioco, nuove indicazioni, e adesso con il mercato sono arrivate anche nuove indicazioni dal punto di vista dei giocatori, perché non è mai stato un mistero che il Teramo di Maurizio, o meglio, Maurizio aveva bisogno e aveva chiesto un po' più di fisicità alla squadra, fisicità che è arrivata anche d'accordo con la società, perché era una delle lacune forse più importanti del Teramo, che ha cominciato la stagione in maniera probabilmente con un'idea diversa, sai, basso, veloce, per cercare di impostare il gioco con più velocità, però poi fondamentalmente è un'idea che non ha trovato gli effetti sperati, e quindi di conseguenza le difficoltà poi alla lunga con Zichella si sono viste, si sono palesate. Sono stati mesi secondo me positivi, e non lo dice soltanto la classifica, e non perché ovviamente il tecnico è qui, ma sono i numeri che parlano e che lo dicono. È chiaro che c'è bisogno ancora da fare molto, da lavorare, perché la strada è ancora lunga. Il Teramo attualmente è salvo, però non è ancora finita la stagione. Mister, abbiamo messo nella clip iniziale una cosa che tu hai ripetuto spesso e volentieri: nessuno poi ci fa rigiocare le partite, però di quelle che hai rivisto, se ce ne fosse una che tu vorresti rigiocare, che proprio ti è rimasta qua, quale sarebbe? Ma anche mano intercalare. Prendo tempo. Credo che è difficile rigiocare le partite. Anche questa trasmissione ha un inizio e una fine. Sì. Se noi diamo il massimo, credo che sia la cosa che rimane, è quello che uno trasmette, quello che tutti noi trasmettiamo nel durante. E è normale che poi, analizzando le partite, c'è sempre del rammarico, oppure si può pensare che quella partita l'abbiamo vinta perché per gli episodi, oppure l'abbiamo persa per questo o per quell'altro, ma poi alla fine quello che conta, le analisi sono per modulare il lavoro. Quindi tutto quello che è nelle mie possibilità, mie e dello staff tecnico, è quello di cercare di modulare il lavoro per poter creare un Teramo migliore. Però voglio ricordare una cosa, e magari sarò noioso fino alla morte, che l'aspetto tecnico-tattico a cui tutti fanno riferimento, le formazioni, bla bla bla, i sistemi di gioco, sono una piccola parte del lavoro che normalmente si svolge per poter creare un'impiantistica di calciatori, di squadra, di struttura che possa portare dei risultati. I risultati vanno condivisi e quindi anche suddivisi tra organizzazione societaria, staff tecnico, staff medico, staff dirigenziale, e magazzinieri, fisioterapisti, bla bla bla, e una serie di persone che hanno a che fare con il risultato sportivo, anche se non sembra che abbiano a che fare. Andrea, invece tu che partita gli faresti rigiocare a Maurizio di queste che abbiamo visto? Bah, forse quella dove probabilmente ha una delle due consecutive con Giana, e quella dopo con il Renate, probabilmente quella con la Giana, perché quella è una sconfitta che pesa, perché è uno scontro diretto, ma sicuramente la squadra poteva fare meglio. Certo, potevamo scegliere in tante altre partite. Se me ne chiedi una, mi viene in mente quella. Tante volte dici. Quindi è evidente che, insomma, poi tante sono quelle che si vorrebbero rigiocare. Intanto il Milan ha raddoppiato ancora con Piontek, va bene. Però sì, sono d'accordo con l'analisi di Ania. Se il Teramo è malato, diciamo che questo malato non è ancora del tutto guarito e c'è ancora tanta strada da fare. E sono anche d'accordo con il mister, mi trova perfettamente d'accordo quando dice che quegli aspetti su cui noi
come stampa, ma molto anche i tifosi si fossilizzano a volte, no? Su chi gioca, chi non gioca, il modulo, eccetera, sono veramente una parte minoritaria, perché se non c'è la testa non si va da nessuna parte. E penso che il mister abbia capito, il mister che è qui da pochi mesi, che a Teramo la situazione è davvero particolare, lo è da diverse stagioni, e se lo è e sono passati dirigenti e anche fior di giocatori che altrove stanno facendo molto bene e molto meglio rispetto a quello che hanno fatto a Teramo, evidentemente insomma qualcosa c'è che non va. Questa è una piazza che ha valorizzato fino a un certo punto diversi giocatori che poi hanno proseguito nella loro carriera a Teramo, altri ha rischiato di bruciarli, e alcuni si sono poi effettivamente bruciati, altri si sono valorizzati altrove. Quindi l'aspetto della testa, l'aspetto motivazionale, l'aspetto psicologico è direi preponderante, soprattutto per quello che è successo a Teramo da 4 anni a questa parte. Anche perché mister, in alcune circostanze, già dalla prima contro il Fano, però in alcune circostanze, soprattutto al Bonolis, diciamo che spesso e volentieri ci hai messo anche una carica emotiva. Ricordo che abbiamo parlato qualche giorno fa, hai detto quando abbiamo giocato con l'Imolese c'era la panchina loro che esultava ed entrava in campo anche per una protesta, invece magari noi eravamo un po' troppo al teatro. È questa forse una delle parti da che tu speri di portare dalla tua parte, una delle parti migliorabili? Sì, intanto l'aspetto, il calciatore, che è il vero protagonista, poi alla fine i calciatori tifosi sono i veri protagonisti del gioco del calcio, e il calciatore ha bisogno di, indipendentemente, sono d'accordo con quello che diceva Costantini, indipendentemente dalla bravura e delle qualità del calciatore, servono le motivazioni. Ma non è perché il calciatore dice le motivazioni deve trovare dentro se stesso, ci mancherebbe altro, deve trovare dentro se stesso, però sappiamo tutti che la motivazione è 50% è motivazione primaria, e quindi è bisogno di affermarsi su altri individui, e 50% è le sollecitazioni dell'ambiente esterno. Quindi se noi non abbiamo questa grande volontà di tutti insieme di andare a motivare i calciatori, ma anche con un semplice incitamento, con qualcosa che, per dire, faccio un esempio, siamo andati in determinati stati dove c'è una cultura importante, il calciatore arriva col pullman al campo, con 10 volanti della polizia scortati, voglio dire, dà comunque adrenalina. Sì. Non parlo che debba essere così, ma dico quello che dà motivazione al calciatore. Dà motivazione al calciatore vedere 100, 150, 200 persone al campo, dà motivazione al calciatore e al dirigente che dice la parola giusta al momento giusto. Io credo che tutto questo contribuisca a far sì che ci sia quelle piccole percentuali in più, che non sono solo l'aspetto tecnico-tattico, perché altrimenti sarebbe riduttivo. Cioè, parlo anche contro i miei interessi, che io faccio il tecnico, e quindi dovrei pensare in maniera diversa, ma io penso, avendo una grandissima esperienza anche, soprattutto perché sono stato in giro per il mondo a studiare calcio, a vedere come funziona, e credo che l'aspetto motivazionale, la testa, sia l'80% del rendimento di un calciatore. Le fanno alcune domande, io le ho segnate mentre ovviamente lei parlava. Certo. Le chiedono alla luce dei... Ma sono tanto vecchio, mi dai del lei. Mi segno. È vero, pardon. È stato un errore mio. Ti faccio, ti giro alcune domande che vengono da casa. Adesso. Non sei l'unico che è venuto con una con un colore ai capelli e è andato via con un altro. Però questo è l'effetto patron, mister. Allora, li faccio venire agli altri. Ok. Alla luce del mercato invernale, e poi daremo anche le ultime anni con te, è convinto che il Teramo debba comunque soffrire fino alla fine o possa arrivare ad una salvezza più tranquilla? Ti chiedono. Ma io credo che noi abbiamo le qualità per poter far bene. Tutti quanti credo che siamo d'accordo con chi ragiona, chi ha. Insomma, che è successo? Sono io. Tutti quanti. Non troppo. Sono emozionato forse. Tutti quanti credo che siamo d'accordo con lo stabilire che la grande organizzazione di gioco di una squadra poi deve fare anche scopa con quelli che sono gli episodi.
E voi dite, ma perché gli episodi vanno tutti a fuori della Juventus? È perché molto probabilmente ha giocatori importanti e un'organizzazione di giochi importanti. E quando i livelli si assottigliano, quindi i livelli tecnici sono meno evidenti e si va più sull'episodio che è fondamentale. Bisogna avere quella cattiveria giusta per portare l'episodio a proprio favore, questo sono pienamente d'accordo, però nessuno può firmare per i risultati e dire che succede questo. Io non credo che possa succedere quello che ognuno di noi può pensare. 3-4-1-2 con Giorgi dietro le due punte, ti chiedono se è una prospettiva possibile magari da qua in avanti, non per forza già sabato. Allora, io mi vorrei soffermare su questo argomento, se me lo consentite, perché credo che sia di fondamentale importanza e anche il messaggio che ognuno di noi riesce a dare, anche se delle volte o spesso la stessa cosa non viene capito, ma i moduli che noi parliamo, 3-4-1-2, quindi la dislocazione dei calciatori in campo, credo che sia, che non sia da addetti ai lavori, ma sia soltanto dei termini per dare un'idea di come stanno sistemati i giocatori. Poi il sistema di gioco deve essere equilibrato, elastico e razionale, e su questo bisogna lavorare durante la settimana e avere una metodologia del lavoro per ogni sistema di gioco, che prima ho sentito da Ania una cosa giustissima, che i giocatori devono, vorrei sentirlo spesso perché è una cosa a cui credo molto, che i calciatori devono applicare alcuni principi. Ecco, per me il calcio è fatto di principi e non di sistemi di gioco. Perfetto. Le chiedono quanto può incidere sugli infortuni allenarsi sul manto sintetico. Ma credo che sia una questione di adattamento. Quindi l'adattamento spesso magari si può soffrire il passaggio dal sintetico al naturale, dal naturale al sintetico, ma è un problema di adattamento, non credo che influiscano più di tanto. Ok, poi peraltro Ania ti chiedevano a te di rifare il manto in erba naturale, non so se ne hai le capacità, peraltro... Peraltro, insomma, su alcune domande noi ci siamo preparati anche già delle risposte prestabilite. Sì, vero? Vero Maurizio? E il primo che mi rompe ancora le scatole sui codici, lo faccio subito arrestare. Il primo. si scherza. Va bene. Andrea, tu invece questo modulo 3-4-1-2 con Giorgi dietro la punta ti stuzzica di... Ora faccio arrabbiare il mister perché... Vai, faccio arrabbiare perché lui, anche qui sono d'accordo, i concetti, i principi, non è il subbuteo, perché poi quando si va in campo non è che li piazzi lì e sta sempre e stanno sempre lì. Detto questo, Giorgi, 3-4-1-2 sarebbe con Giorgi dietro le due punte? Sì. Beh, mi pare di no. Giorgi ha altre caratteristiche. Giorgi... Io sono convinto che il mister ora lo sta facendo giocare non perché sia convinto che sia la scelta necessariamente migliore per questo momento, lo sta facendo giocare perché lo deve recuperare, lo vuole nella efficienza che sia la migliore possibile quando poi le partite peseranno ancora di più, già ora pesano, ma peseranno di più da metà marzo in poi. Quindi uno inattivo per un anno deve fare minutaggio. In questo momento ci sono altri giocatori più pronti, però Giorgi ti può dare a certe condizioni quello che al Teramo manca lì in mezzo al campo. Intanto l'esperienza insieme a Proietti e poi quella fisicità che serve e anche quei gol che in parte arrivano con De Grazia, ma Giorgi ti dà uno spessore ben diverso. Ripeto, quando lui è al 100%, o si avvicinerà al 100%, però non ricordo un Giorgi trequartista, non sono le sue caratteristiche, lui è un giocatore di struttura, di gamba, di esperienza, quindi secondo me a livello di principi e di concetti può essere più efficace in un altro modo. Ania Spinozzi della Giovanna, insomma, dopo... chiedo a te, e che sono gli ultimi di fatto due arrivi. Spinozzi sì, della Giovanna praticamente ci siamo. Spinozzi sì, perché c'era già oggi. Ranieri a Limolese, come cambia dunque questa squadra? Insomma, innanzitutto ci siamo, Spinozzi oggi era al campo e della Giovanna siamo addirittura d'arrivo, vero? Sì. È bello che io chiedo a te e il mister mi chiede, cioè, e normalmente sarebbe la mia domanda sarebbe per lui, ma ci arrivo dopo, non è che gliela risparmio. Secondo me Spinozzi risolve una sorta di confusione che si era creata a inizio anno, quando Ranieri era arrivato... Si sente?
Guarda, no, noi abbiamo fatto anche un video scouting di Spinozzi, se ti interessa, come va in pressione soprattutto a centrocampo, però vai anche. Dopo te lo chiedo. Ranieri era arrivato per fare il titolare, ricordiamo, di proprietà dell'Atalanta, il giocatore, e poi a un certo punto, dopo qualche settimana, è arrivato Proietti. È chiaro che quando è arrivato Proietti non stava ancora benissimo, però Proietti, immaginarlo in panchina, non è possibile. Come non è possibile, secondo me, immaginare, come abbiamo visto nella prima parte, primissima parte, nelle prime gare, la convivenza tra i due, o almeno io non sono una fan del doppio play, a me non piace, perché alla fine credo che un po' l'uno un po' l'altro vadano a pestarsi i piedi. Di conseguenza l'arrivo di Spinozzi è un dire: Proietti ovviamente sarà il titolare, Spinozzi, quando ci sarà bisogno, immagino, sarà chiamato in campo anche per far rifiatare il giocatore del Pescara. Però adesso c'è una chiarezza, cioè Proietti si sa che è il titolare, Spinozzi, quando ci sarà bisogno, giocherà. Ranieri, lasciarlo in panchina era oggettivamente, credo che questo sia d'accordo anche il mister, un peccato, perché ha fatto il titolare l'anno scorso, ha fatto il titolare 2 anni fa, avrebbe potuto fare il titolare anche a Teramo, ma è chiaro che con un giocatore che sta bene come Proietti, Ranieri non può fare il titolare, perché Proietti ha quell'esperienza che ha una squadra che deve salvarsi, oggettivamente serve. Mi segno questa domanda, intanto chiedo al mister di Spinozzi, Ranieri era impossibile oramai tenerlo in un ruolo di fatto di alternativa, e poi un giudizio su questo ragazzo che arriva. Io credo che quando un allenatore insieme allo staff facciano un progetto debbano tenere presente di tanti aspetti. Intanto c'è da dire che l'aspetto che la palla delle volte ce l'abbiamo noi e delle volte ce l'hanno gli avversari, e quando ce l'hanno gli avversari bisogna andarla a recuperare. Per recuperarla bisogna avere alcune, possiamo scegliere se farcela consegnare oppure andarla a prendere. Il mio credo è quello di andare a prendere, quindi comandare il gioco, e io sono molto arrabbiato di alcune partite in cui non l'abbiamo comandato nella fase di non possesso palla, e per fare questo ci vogliono giocatori con alcune caratteristiche ben chiare. Avendo due play in rosa che hanno tutti e due le stesse caratteristiche, anche se tecnicamente diversi, ma parliamo di caratteristiche di palleggiare, quindi non hanno un grande inserimento, dire, solo per fare un esempio un più chiaro, voglio dire, abbiamo un Pirlo e un Casimiro, che così tutti conosciamo, sia Pirlo sia Casimiri. Noi abbiamo, se abbiamo due Pirli, intanto far giocare due Pirli insieme è quasi impossibile. Certo. A meno che non ci mettiamo con due palloni. Ok, con due palloni, ma poi comunque c'è una fase di possesso palla, di non possesso palla, dove dobbiamo andare a recuperare la palla. Okay. E credo che siano tutti e due due buonissimi calciatori, e quindi uno più bravo nel corto, uno più bravo nel lungo, ma due buonissimi calciatori, e di cui io, e mi dispiace molto tenere fuori Ranieri, e ne parlavo anche con lui spesso, ma quando poi fai una scelta, battezzi un giocatore come Mattia, credo che sia un buonissimo calciatore, e quindi un calciatore a cui, quando è stato bene, quando ha fatto il Teramo ha fatto bene, Mattia è andato molto bene. E della Giovanna invece? Della Giovanna lo conoscete tutti, io quello che lo conosce meno. Ah. Quindi te l'hanno comperato, te lo ritrovi? No, della Giovanna è un giocatore molto interessante, nasce come terzino sinistro nell'Inter per poi fare le prime apparizioni in Serie C a Terni, poi adesso lo scorso anno, dove comunque si è cominciato a giocare con più frequenza, e quest'anno poteva essere l'anno, proprio perché è andato in una squadra che fa difesa a 3, sì. E quindi facendo la difesa a 3 quel ruolo è un ruolo che gli si addice molto. È un giocatore importante, di piede sinistro, quindi un difensore centrale di piede sinistro. Ma della Giovanna va nella lista di quelli che possono giocare in difesa? Non sarà, e passo all'argomento successivo, non sarà un eventuale surrogato di Celli in queste settimane? No, della Giovanna intanto bisogna vedere se arriva, quindi io non so niente di ufficiale, quindi no, sto sentendo da voi. Della Giovanna ha determinate caratteristiche, noi abbiamo delle esigenze tecniche e non solo, di valorizzare alcuni giovani, e quindi stiamo facendo una difesa a 3 dove
i difensori esterni, diciamo, oppure i difensori braccetti, come li chiamate, non so, Bruxelles, linguaggio Giordaliso comune. E Piacentini, per esatto, intenderci. Sono due under, quindi in quel ruolo cerchiamo degli under per poter... Quindi entreranno nelle rotazioni? Entreranno nelle rotazioni degli under dei due difensori centrali. Mancino che può giocare terzo a sinistra, terzo è una cosa sinistra. Più naturale. Esatto. Assolutamente. Io credo che dipenda anche dall'uscita. Avendo un po' così ad occhio capito, ci sono delle uscite da compiere e poi credo che si farà anche della Giovanna, o almeno questo è stato il sentore che c'è un po' arrivato di Renzo, Altobelli, Ferretti, anche lo stesso Vitale, non so se si arriverà ad una rescissione del contratto. Sono uscite che la società ha messo nei piani e che ovviamente auspica di fare prima di giovedì alle 20, anche per alleggerire un po' il monte ingaggi e far entrare anche un della Giovanna, ecco, per dirne uno. Infantino e Polak, ti chiedono, mister, se li hai scelti in maniera secca oppure se facevano parte di una lista di nomi, di una rosa di nomi all'interno dei quali tu hai scelto. Ma intanto le scelte di mercato si fanno sempre su una lista, vanno condivise e fatte in relazione a quelle che sono le esigenze non solo tecniche ma anche gli obiettivi. E quindi con l'infortunio io dico quello che è il mio pensiero e poi come sempre è frutto di commento e di, ci mancherebbe altro, e di valutazioni che poi tra l'altro non vuole essere verità assoluta. E noi abbiamo avuto un infortunio imprevisto che è quello di Iva Speranza, giocando con due difensori centrali di destra e di sinistra che sono under, abbiamo messo Caidi centrale. E Speranza ha avuto un infortunio molto strano, quindi è tanto tempo che sta fermo e abbiamo l'esigenza di che se viene una tosse a Caidi non abbiamo un difensore centrale di quella struttura per poter, con quelle caratteristiche, poter giocare centrale. Quindi siamo andati su un difensore che potesse fare sia il braccetto, tra virgolette, sia il difensore centrale in sostituzione di Gaidi se succede qualcosa. Sì. O per scelta tecnica, ma soprattutto se succede qualcosa in questo momento, perché Nebil è uno dei nostri punti di riferimento e all'interno dello spogliatoio e in campo. E su Infantino stesso discorso? Infantino, già l'ho detto in sede di presentazione, è un ex ragazzo che... Eccolo. Infantino è un ex ragazzo, noi ci alziamo e ce ne andiamo oltre a te. Un ex ragazzo, nel senso non è più giovane, quindi è maturo, è un giocatore rabbioso, è un giocatore importante anche all'interno dello spogliatoio, è un giocatore che ha caratteristiche umane fuori dalla norma e quindi forse sono di parte, però ecco, ci può tornare utile per tante cose, oltre che sicuramente in campo, che quando sarà benissimo sarà un giocatore che, cattivo, che farà la differenza. Ti dicono, mister, basta con il 3-5-2, è ora che fai il modulo, che metti in pratica il modulo che facevi a Ischia e a Reggio Calabria. È una richiesta da casa. Sì, ma intanto io sono venuto qui e mi sono trovato una situazione. Certo. Che... Ah, io pensavo qui stasera, no? No, qui a Teramo. Qui a Teramo, qui è una situazione molto più confortevole. E mi sono trovato qui a Teramo e come tutte le persone di buonsenso non si deve buttare quello che di buono è stato fatto. E quindi mi sono adeguato, perché non credo, come dicevo prima, non credo nei sistemi di gioco in maniera assoluta, ma credo nei principi. Quindi noi vogliamo andare a comandare il gioco nella metà campo avversaria, bla 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 bla, tutti i giorni siamo lì con le statistiche, vediamo se questo che se facciamo va bene, non va bene, cosa possiamo ottenere, ma il nostro obiettivo è quello di fare il risultato. Certo. E quindi è normale che per fare il risultato io mi sono e credo di essermi adeguato a quello che è anche la situazione che c'era, quindi vuol dire calciatori, caratteristiche e via dicendo. E dobbiamo dare certezza ai giocatori e credo che la certezza in questo momento sia questo sistema di gioco, che noi parliamo di 3-5-2, ma vuol dire 3-5-2, la dislocazione in campo vuol dire con tre difensori, due esterni di centrocampo, tre centrocampisti, quindi fare densità in mezzo al campo e due punti. Io l'unica cosa a cui credo sono i due punti.
Chiedono, prima di andare in pubblicità, mi devo fermare che già sono fuori di 6 minuti e 16 secondi. Intanto è finito il primo tempo, 2-0 per il Milan con Napoli. Pure ma qui. Chiedono, si può sapere chi ha fatto Speranza? Chiedono. Speranza ha avuto un infortunio in campo durante la partita. E che sembrava una distorsione in primo tempo e una distorsione alla caviglia, credo. Poi bisognerebbe chiedere allo staff medico, io non è che mi occupo tanto di queste cose. E quindi, però, si è rilevato più grave del previsto, non infortunio grave, ma più grave del previsto. Cioè, una distorsione più grave della distorsione che avevate immaginato. Esatto, oppure non una distorsione, quindi adesso si sta curando. Grazie all'intervento dello staff medico e soprattutto di Carlo Dugo, che è una persona fantastica, oltre che un bravissimo medico, speriamo di non aver bisogno di lui. Questo è il reparto in cui lavora, però è un breve... no, adesso l'ho capito, adesso no, assolutamente. Lo salutiamo, lo salutiamo e ce lo diamo ben stretto. No, è una persona fantastica e quindi niente, stiamo cercando di risolvere il problema. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di questo Pro Teramo che insomma vede il nostro ospite, l'allenatore del Teramo Agenore Maurizi. Insomma, stavamo parlando di tante cose, sono arrivati anche dei messaggi. Mister, hai rovinato Ranieri, bacio Terracino, mandarli via per far giocare K e Persia. Quando ti mancherà Proietti per diffida, voglio vedere chi metti al posto di Proietti. E crediamo a questo punto Spinozzi. Mister, no, perché ha insistito? Perché non ha insistito per l'arrivo di Bianchimano domenica? Già ha fatto due gol. Marisa, prendi nome e cognome e cosa, lo denuncio subito. Ma no. Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo per direttissima e per diffamazione. Sì, ok. Intanto credo che si debba fare sempre delle scelte e non è così facile intanto scegliere e prendersi responsabilità. Io me le prendo e vado avanti per una strada. Bacio è un buonissimo calciatore, ma non credo che sia adatto a un sistema di gioco che prevede tre centrocampisti, due esterni di centrocampo e due punte. E Ranieri, già l'abbiamo già parlato. Sì, vabbè, Ranieri. Per quanto riguarda Andrea, è un giocatore bravissimo, di grandissimo. Bianchimano. Andrea Bianchimano, sì, scusa. È un giocatore bravissimo che ho già allenato e tra l'altro valorizzato, ma il ragazzo ha esigenze diverse. Di che tipo? Economico? Oltre che economico, anche di vuole vincere un campionato, perché comunque è impresso una squadra di Serie B e quest'altro anno guarda la sua carriera e quindi deve tornare in B perché ha un contratto di 5 anni col Perugia. Sì. E quindi magari va a giocare una squadra che lotta per il vertice, lotta per vincere il campionato, da noi lotterebbe per la salvezza con meno possibilità di fare bene, quindi c'è tutta una serie di esigenze che vanno anche al di là del fatto di insistere per un calciatore. Non è così facile prendere i calciatori. Sì, assolutamente. Ania, vengo da te perché, visto che abbiamo introdotto Andrea, tanto Maurizio Giorgio è solo un numero, come è stato Ranieri e Bacio Terracino sono stati solo numeri. Ania, se non ti piace il doppio play non ci importa, il CT Mancini ci gioca con due play, Verratti e Giorginio. Oddio, mi verrebbe anche da dire che non è che stiamo assistendo ad un'Italia da leccarsi i baffi, e Maurizio, che capisce, il messaggio è molto lungo, 250 caratteri, cercate di comprimere magari il tutto in 250 caratteri, altrimenti non riusciamo a leggerlo poi tutto, è un'indicazione così. Ti chiedo, visto che abbiamo introdotto il discorso Bianchimano, noi per settimane anche abbiamo un po' ammorbato i nostri telespettatori da casa con due nomi, Bianchimano e Costantino. Nel periodo non collegato, come sì, verrebbe da dire, c'è stata tutta la tiritera legata a Rocco Costantino. Viene, sì, arriva, poi non arriva, poi arriva forse di nuovo con il Pescara, poi non arriva più. A questo punto
Il sostituto è stato Infantino o Sparacello, entrambi. Il Teramo ha agito in altro modo. Sì. Ma scusa, noi abbiamo preso il più forte giocatore che c'è lì davanti, che è Infantino. Ok. Infantino però è un giocatore un po' diverso da Costantino, che aveva altre caratteristiche. Tu hai vissuto un po' questa specie di trattativa che è stata una telenovela in tutto e per tutto, sì. Che ci ha portato a scrivere e poi a smentire, passare, noi stessi, a passare per pazzi. Esatto, a passare per pazzi e a rapido volgere di qualche ora, sì. Insomma, però diciamo che in questo momento il Teramo tutto sommato non considera Infantino un ripiego, almeno ascoltando il mister, visto che l'ha definito il più forte che c'era in circolazione. Beh, no, assolutamente no. Probabilmente non era il solo obiettivo, perché ci risulta che fosse anche Geico sulla lista degli attaccanti desiderati, però non è assolutamente un ripiego. Infantino è un signor giocatore, lo ha dimostrato nel passato e ovviamente si auspica che lo dimostrerà anche a Teramo. Per Costantino siamo passati per pazzi, ma non è stato direttamente colpa nostra, no, perché abbiamo seguito la trattativa molto da vicino. Era una trattativa praticamente avviata per tempo, perché il mercato non inizia il giorno in cui comincia effettivamente, in cui c'è l'apertura delle trattative. Si comincia da prima ovviamente a lavorare, a pianificare su quello che magari vuole l'allenatore, su quello che la società può permettersi e quant'altro. In questo caso si era mosso per tempo il Teramo. Poi ci si era lasciati quel venerdì mattina al termine del famoso incontro, praticamente con un sì, con Campitelli che aveva il presidente dato qualche giorno di tempo all'attaccante per pensarci. Sì, ma rivediamoci, lo mettiamo riscritto lunedì. Nel frangente poi prima di lunedì si è inserita qualche altra società, poi c'è stato il riavvicinamento di nuovo perché si era trovata la strada del Pescara, poi il Pescara non bastava più e quindi di conseguenza Costantino non è arrivato a Teramo. Ma io credo che Bianchimano è stato un esempio per dire che purtroppo Teramo in questo momento non è molto appetibile dal punto di vista della classifica, quindi di conseguenza arrivare un Costantino o un qualsiasi altro con non il massimo della motivazione, perché ovviamente stiamo parlando di una squadra che deve salvarsi, sarebbe stato deleterio per il Teramo stesso. Quindi di conseguenza chi è arrivato in questo momento, svincolato o meno, è arrivato per volontà, è consapevole in maniera cosciente che la squadra deve salvarsi e che la strada è ancora lunga. Ventola se ne vuole andare? Allora, è che ci sia l'interessamento del Fano, tanto il mister dirà di no, lo dico io, sì. Però che il Teramo non lo voglia dare è un altrettanto sì. Ma se ne vuole andare Ventola? Assolutamente. Ma si può dire che è un conto parlare del Toro, è un conto stare nell'arena? Mm-hmm. Oppure che un miglior conoscitore di casa è soltanto quello che l'abita? Okay. Quindi come si fa? Se non si sanno le cose è meglio tacere delle volte, no? E Ventola è un ragazzo molto sensibile, è un ragazzo molto bravo tra l'altro, e è un ragazzo che ha passato dei momenti magari non brillantissimi, ma è un ragazzo che tiene molto a stare alla maglia del Teramo, a stare a Teramo e fare bene col Teramo, anche se è di proprietà del Pescara. Domande a risposta rapidissima, ti chiedono, quindi hai trovato un tuo 11 di fatto base, oppure la formazione la pensi e la valuti e la poi la schieri in campo da zero, partendo con scelte totalmente da zero? Posso rispondere io? Siccome sbagliamo molto poco la formazione, sì, ha un 11 ovviamente di base, credo. La risposta è mia. Un'idea, poi ovviamente dipende da infortuni o quant'altro. Io credo che tutti gli allenatori abbiano un'idea, no? Poi magari 7, 8, 11esimi, poi ci sono anche dei momenti in cui di appannamento, momenti in cui il calciatore sta più o meno bene, le caratteristiche dell'avversario e niente, voglio dire, ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione, però nella propria testa tutti gli allenatori hanno, non credo che ci siano allenatori che non abbiano, che possano dire o affermare che no, io
tutti sono uguali, non è assolutamente così. Ti chiedono come hai trovato atleticamente la squadra, visto che poi avete cambiato preparatore atletico quando sei arrivato? Allora, noi, Spinozzi è un buonissimo calciatore. Sì, sì, assolutamente. Chi l'ha detto? No, Ricciolino. No, siccome ci scrivono, non è l'ultimo arrivato. No, a chi l'ha detto? Magari io lo conosco molto bene, avendo seguito quella primavera sia Scudetto sia l'anno dopo. È un buonissimo calciatore. L'anno scorso ha fatto bene, anche molto bene a Pontedera. Ma allora, noi, intanto, io credo che sia giusto questo. Sia giusto che il carico di lavoro settimanale venga pesato. Adesso, se viene pesato da un punto di con la telemetria, con il cardiofrequenzimetro, con il GPS metabolico, non è così importante, perché ogni preparatore, ogni staff tecnico ha, tanto il nostro preparatore è molto bravo, come è bravo Edemondo De Micis come allenatore in seconda, una persona stupenda, e come è bravo il preparatore dei portieri. E credo che quindi che il lavoro dal punto di vista atletico debba essere pesato. Il problema del Teramo, a mio avviso, è che non pesavano i lavori, quindi come stiamo? Non si sa. Che cosa facciamo? Non si sa. Se io faccio una semplice partitella, devo sapere che cosa ho fatto dal punto di vista condizionale, quindi dal punto di vista atletico, se ho sviluppato forza, se ho sviluppato potenza metabolica, che cosa ho fatto. E il Teramo non sapeva nulla di questo, e questo, secondo me, indipendentemente dalle capacità, non si può lavorare in questo modo. Ma questo non vuol dire che è sbagliato, ma devo avere un peso, devo sapere quello che faccio. Ok, Andrea, questo è il mio punto di vista, non so se sono stato senza voler criticare nessuno. No, assolutamente, visto che ne avete parlato anche durante la pubblicità, che te ne pare di questo approccio, possiamo definirlo scientifico un po', di accostarsi al mondo del calcio, di Maurizzi? Mi piace il multitasking, perché il mister, qualcuno lo ha ricordato in un messaggio, viene dal calcio a 5, però studia e studia anche altre discipline. Prima, nel corso della pubblicità, abbiamo anche accennato al basket. Ritengo che sia importante avere un certo tipo di bagaglio culturale sportivo, perché avere queste nozioni e poi trasferirle in quelli che poi il mister chiama concetti, ritengo che sia comunque un valore aggiunto. Noi stiamo facendo altre disquisizioni, però assolutamente sì. Infatti mi verrebbe da chiedere, forse una domanda abusata nei confronti del mister, però si dice che calcio a 5 e calcio siano due sport diversi, anche se vengono accostati. Dice ecco, infatti ci voglio arrivare. Vengono accostati perché ci sono tante similitudini, però poi vengono considerati sport diversi. Quanto sono diversi, se lo sono, calcio a 5 e calcio? Oggi, in questo momento storico, è molto più facile esprimere un concetto su questo, perché poi c'è un tecnico di fama internazionale, che forse è considerato uno dei primi tecnici al mondo, che è Guardiola, che stabilisce, basta andare su Tattica Lab, basta vedere qualsiasi sito specializzato internazionale, e quindi ci sono interviste di Guardiola, e stabilisce con certezza che calcio a 5 è uno sport propedeutico per calcio, ma ormai lo stabiliscono in tanti, come Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, parliamo quindi di allenatori di livello mondiale, stabilisce che il basket è propedeutico per calcio. Io credo che tutti e due gli sport siano propedeutici per calcio. E che vuol dire? Vuol dire che se ne calcia 5, quindi togliendo il regolamento che non c'è fuori gioco, quindi lo spazio si può perdere alle spalle, ma c'è da decidere nel meno tempo possibile. E anche il processo di adattamento delle posture del corpo, che oggi sono fondamentali nel gioco del calcio, perché abbreviano i tempi di gioco. E quindi, se io devo ricevere una palla e sono posizionato male nel calcio a 5, di sicuro la ricevo, ma non faccio gol. No, cioè non posso smarcare, devo tornare indietro. E così vediamo anche i nostri calciatori, che hanno delle posture errate. Si dovrebbe lavorare molto sulla postura, e il calcio 5 da questo punto di vista è propedeutico per il calcio. Oppure lo smarcamento, per esempio nel calcio 5 è nella metodologia spagnola, e puoi giocare ci si smarca con chi dà palla non la può ricevere,
importanti, quindi se e perché interessa il terzo, il quarto calciatore, c'è un modo di liberare sempre il un altro calciatore, quindi vuol dire io do palla e la vado a ricevere, no, io do palla, deve ricevere il terzo, c'è una metodologia di lavoro che sta facendo il Pescara a livello giovanile che è importante a tal riguardo, quindi non è solo il mio pensiero, io forse sono favorito perché tra l'altro sono l'unico allenatore al mondo, questo lo dico con rammarico e con orgoglio allo stesso tempo, che ha due master presi per punteggio e non per accesso per altri canali, e sono quel master di calcio a 5 e il master di calcio. E infatti ti chiedo, non ti manca il calcio a 5? No, assolutamente no, non mi manca, nel senso che voglio dire, se ho fatto una scelta dopo aver vinto tanto, aver girato tutto, aver lavorato nei club più importanti italiani, sono tornato in federazione a allenare il calcio perché credo che sia un percorso più giusto. Sì, il mister viene da una terra che ha dato e dà tantissimo al calcio a 5, però ora allena in una terra che è l'ultima che ha portato la Coppa dei Campioni. Chi? La terra d'Abruzzo è l'ultima, sì, che ha portato la Coppa dei Campioni in Italia con Fulvio Colini a Montesilvano. Io torno al calcio e chiedo al mister cosa manca al Teramo, quale o quali caratteristiche mancano a questa squadra per arrivare ad una tranquilla salvezza, perché poi i tifosi da casa vogliono essere tra virgolette ora assicurati, o comunque vogliono sapere, perché in questi anni hanno sofferto tanto, hanno ottenuto salvezze con i play-out oppure con le penalizzazioni di altre squadre, si è sofferto fino al limite e anche oltre. Cosa manca a questa squadra? Allora, io intanto, porca miseria, intanto sì, vorrei che Andrea Costantini ripetesse l'ultimo pensiero. Cioè? Che hanno sofferto tanto. Ok, bravissimo. Che hanno sofferto tanto. I teramani negli ultimi anni, bla bla bla. I tifosi del Teramo, due anni per la salvezza. Se poi estendiamo ad altre situazioni, no, vogliamo rimangare, possiamo anche dire. No, negli ultimi due anni, mi riferivo a questo. Sofferenza sul campo, per ottenere il traguardo della salvezza, bene. Play-out o penalizzazioni di altre squadre. Allora, quindi il Teramo... La prima priorità del Teramo in questo anno è quello di, parliamo dal punto di vista sportivo logicamente, è quello di salvare la categoria e progettare un futuro migliore. Io dopo l'anno di Reggio Calabria, io mi dispiace pure parlare di io, però la domanda è rivolta a me, si vede che mi piacciono. Quindi dopo l'anno di Reggio Calabria, avendo ottenuto una salvezza importante giocando con 5, 6, 7 under a partita e avendo fatto anche partite molto importanti, avevo l'esigenza di confrontarmi con un progetto diverso, e quello proposto al Teramo è stato un progetto importante a mio avviso, che è quello a più anni, dove noi il primo anno dobbiamo raggiungere una salvezza e poi costruire una squadra che possa portare il Teramo a traguardi più importanti. Anche l'acquisto insieme al direttore, insieme alla società, condiviso dalla società, ci mancherebbe altro, ma mi sembra ovvio, e anche l'acquisto dei calciatori è in tal senso. Quindi noi adesso dobbiamo restare uniti, noi parlo non noi società, non staff tecnico, ma tutta la città, sono d'accordo con uno degli ultimi messaggi, nel senso che dobbiamo stare uniti e dobbiamo cercare tutti insieme di raggiungere questa salvezza per avere un futuro migliore. Poi quello che c'è da fare per salvarsi è, bisogna avere fiducia, bisogna trovare giocatori disponibili, la disponibilità e l'affidabilità è come questi giocatori lo sono, è un fatto importante, e bisogna avere molta fiducia, cercare di togliere il proprio io anche magari rinunciando a qualche eccesso di ego, ma bisogna togliere il proprio io e pensare più a noi, e noi tutti insieme dobbiamo ottenere questa salvezza. Ok, Agna, visto che siamo in chiusura, allora torniamo un attimo sul mercato, perché Lewandowski Lewandowski dovrebbe partire, salvo clamorose salvo colpi di scena, dovrebbe partire. Sappiamo che c'è l'interesse di un club di Serie A che però non è il Sassuolo, c'è anche il Perugia, e entro giovedì dovrebbe essere una situazione definita.
altrimenti ovviamente continuerà a essere il portiere titolare del Teramo. Se così non dovesse essere, la società si è tutelata tesserando Gomis, che sarà il titolare. Vediamo, visto che abbiamo parlato di Salve, sì. Agna parla più da dirigente del Teramo che da giornalista. Anche perché poi in chiusura ti devo rifare però non una domanda, stipendio, però una domanda. In chiusura ti devo rifare una domanda che mi avevi detto di cancellare a San Benedetto, se le sostituzioni erano state o meno determinanti in quella partita. Mi hai detto cancellala quella domanda. No, scherzo. No, ma figurati, guarda, e dopo gestire, una volta stavo a Coverciano e facciamo gli aggiornamenti. È arrivato Cason? No. No, non credo, non dovrebbe esserci. Credo che se arriva Della Giovanna esclude Cason. Credo. Non lo so, chiedo come. Quasi. Dice no, quasi. Dice quasi. No, nel senso che. Una volta eri a Coverciano. E parlavo con. Finita la riunione di aggiornamento, parlavo con Luis Righe nell'albergo e dice: io sto in confusione in Italia perché la cosa più difficile non è allenare, è fare l'intervista nel dopo partita, perché comunque arrivi lì carico di tante adrenalina. Sì, adrenalina, ma aspetti emotivi, magari anche depressioni. Dico, porca miseria, abbiamo preso, ma guarda questo che Goga ha fatto. E arriva pieno di insulti, pieno di, oppure pieno di euforia, arriva il giornalista che ti dice quella domanda che tu eviteresti in quel momento per qualsiasi cosa al mondo, e ti fa quella domanda e dici: porco Giuda, ma proprio questa domanda. Arriva il forcella di turno, come sa bene. No, incosciamente sei con un'apprensione, è come l'altra volta mi ha fatto: ma doveva tirare rigore Piccioni, porco Giuda, mi devi chiedere per questa cosa. È vero, effettivamente. Quindi gestire il dopo partita non è un ruolo semplice, gestire il dopo partita non è semplice. Perché no, poi... no, e quindi magari di volte uno così mi dispiace pure. Perché, però io non credo che le allora, io quello che ho notato in questi mesi, la cosa è che le sostituzioni non sono così determinanti. È determinante l'impiantistica di gioco, è determinante perché se io faccio una sostituzione ma penso che quello che entra in quel momento mi può dare un qualcosa, ma poi se non me lo dà ma è frutto di una settimana di lavoro, è frutto di una scelta fatta lì per lì, è frutto di, quindi io credo che ne so, noi abbiamo bisogno più di palleggio. Okay? Okay. Se noi facciamo facendo un esempio, se noi abbiamo due calciatori, mettiamo poi voglio dire, dobbiamo fare i complimenti a Lorenzo De Grazia perché era un giocatore, qui magari veniamo ricordati per Ranieri e Bacio, ma De Grazia era un giocatore che stava in margine, un centrocampista che ha fatto 5 gol. Oggi tutti parlano di Scarzella, della Feralpi che ha fatto 7 gol, ma De Grazia ne ha fatti 5. Sì, sì, noi ricordiamo i tempi, esatto, quindi non ci dimentichiamo che Lorenzo De Grazia ha fatto 5 gol, ma ha determinate caratteristiche che non sono prettamente quelle di un palleggiatore. Sì, ok, è più un giocatore da ultimi metri, è un giocatore che va alla conclusione, un giocatore istintivo, un giocatore è molto esplosivo, ma molto esplosivo guardando la porta piuttosto che guardandosi quindi spalle. Magari quando c'è da fare una partita dove vogliamo tenere possesso palla, dove vogliamo magari smorzare il ritmo avversario attraverso che vediamo, che io leggo dalla panchina che gli avversari ci stanno mettendo sotto perché quindi non riusciamo a uscire, quindi magari delle volte uno può togliere anche un centrocampista e mette una punta strutturata che ti tiene palla, quello vuol dire uscire, ma queste cose sono frutto di valutazioni. Chiaro. Non sono frutto, Jacopo, di quello che no assolutamente ho capito, ti faccio un esempio personale, ti serve un Borca Valero in quel momento piuttosto, esatto, che un Vesino, esatto, benissimo. Poi, poi come scegli male, perde la palla, ci fanno gol, oppure tra i due scegli male, come scegli male, purtroppo. Oppure è una cosa. La cosa che voglio dire Mantini, che è un buonissimo calciatore e comunque un 98 di proprietà del Teramo, che era noi margini, fuori dai margini, e Mantini è entrato col Sud di Tirolo e stavamo 0-0 a posto di Spighi, abbiamo vinto 2-0, ma ha fatto una grandissima, ha fatto 15 minuti di grandissima ha fatto 15 minuti di grandissima intensità, ma li dobbiamo da tempo, non possiamo ogni volta magari ha perso palla alle spalle, ma se noi vediamo il gol che abbiamo subito, è vero che Mantini ha perso con la Sammezzi, il gol dell'1-1 ma noi eravamo 5 contro 1, 5 contro 2 in area di rigori, quindi bisogna fare una valutazione globale. Ho capito. Sono stanco. Sì, sono stanco. No, lì la questione nasceva dal fatto che si dice Ventola è di ruolo, Mantini in realtà... Anche Mantini.
ha fatto un anno in Serie D. In realtà lui nasce come centrocampista, poi diventa adattato effettivamente da quest'estate, ha fatto anche l'esterno a destra, però è Ventola. Vuoi sapere quanti ruoli ha fatti Gigi e Giorgi? Quanti ruoli? Tutti. Tutti. Ha fatto il quinto, ma in Serie B, sì, no? Sì. Quindi il quinto, il terzo, il play, e la punta, No, no, è chiaro, è chiaro. Ti posso, visto che vediamo il prossimo turno e che affronterete la Feralpi, per l'appunto. Di Scarsella e non solo. Posso chiederti, più o meno sotto la gestione... sotto la tua gestione le avete incontrate quasi tutte, perché tu sei arrivato dopo Rimini, quindi le uniche che non hai affrontato con il Teramo sono Feralpi e proprio il Rimini, poi per il resto le hai affrontate tutte. Posso chiederti qual è la più forte, al di là della classifica? La classifica non mi interessa. L'Albino Leffe è la più forte, dai, giuro, è una delle squadre più forti di questo girone ed è ultima. Questo dice, ma non voglio fare, se sembra un pazzo, ma voglio dire, ma Albino Leffe con la stessa squadra l'anno scorso ha fatto quinto posto. Sì. Adesso ha messo dentro Sasha Cori, quest'anno ha rinforzato con Romizzi, con giocatori che hanno fatto la B lo scorso anno. Romizzi ha fatto la B a Bari. Okay. Quindi ha rinforzato la squadra, non sta facendo risultati e magari sono andati nel panico, ma è una squadra di grandissima forza, di grandissima struttura, di grandissima corsa e anche di grandissima qualità. Invece ovviamente la Feralpi, Andrea, che partita sarà? Prima chiedevano al mister chi marca l'Airone Caracciolo. In questo momento però occhio anche appunto a Scarsella. Io direi che almeno a livello di centimetri uno me ne verrebbe in mente. Il Teramo c'è. È una squadra che è stata costruita per essere promossa, che con un allenatore anche di una certa esperienza, però siccome poi, come abbiamo detto, non è né Subbuteo né fantacalcio, si va in campo, bisogna essere più squadra possibile e bisogna rendere. La Feralpi Salò è andata troppo con alti e bassi e quindi al momento è fuori dalla lotta per la promozione diretta, però come organico, se questa squadra giocasse in Serie B farebbe la sua buonissima figura, nomi alla mano, quindi è una partita difficile, ma proprio perché è difficile, e lo sappiamo, il Teramo quando gioca partite contro squadre forti comunque tira fuori delle prestazioni importanti, che potrebbe non bastare per fare punti, però mentre con squadre come Giana e Renate il Teramo tende a deludere ed è una costante di queste ultime stagioni, contro squadre come queste, ricordiamoci lo scorso anno il Teramo ha fatto l'unplane contro il Padova che poi ha ammazzato il campionato. Vero. Contro squadre come queste il Teramo tende a fare delle buone prove, e quindi speriamo che sia così anche in questo caso. Ania, quattro partite ravvicinate, due in casa, le prime Feralpi Salò, poi Rimini, poi c'è il turno infrasettimanale con il Fano e poi il Monza. Quanti punti ragionevolmente, con il mister che si tappa le orecchie, deve fare il Teramo per... La domanda delle domande. Io credo che comunque, mi ripeterò sempre, è chiaro che il Bonolis, il giocare in casa, deve essere sfruttato al massimo per una squadra che deve salvarsi. Non lo si è fatto così tanto nel girone di andata, bisogna farlo di più nel girone di ritorno. Chiedevano anche di Di Matteo. Ah, di Di Matteo, perdona. E del comitato etico. Vai. Oramai Maurizio in regia e sue mi sono autodata la patata bollente. Il signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita nei confronti. Il messaggio in codice di Maurizio. Vabbè, oggi c'è stato il comitato etico con il presidente, che è stato accompagnato dal direttore generale Capaldi. Sostanzialmente, da quello che mi è stato detto dallo stesso presidente, è stato un colloquio cordiale, nella quale a Teramo Calcio ha esposto la versione dei fatti di quella famosa intervista televisiva in cui si paventava una presunta vicinanza al mondo della Camorra da parte dell'aspirante socio Nicola Di Matteo, e sono stati portati dei documenti. Adesso si aspetta la pronuncia del comitato etico dalla federazione per poi capire se continuare con la procedura tra virgolette di ingresso nella società di Matteo. Quindi domani le parole di Campitelli sono nel tuo articolo, vero? Non fa mai male. Va bene, grazie Andrea, grazie Ania, ciao ragazzi, ci vediamo ciao, presto, ovviamente, grazie.
a mister Gianni Maurizio. Grazie a te, Crepi. Spero che ti sia trovato bene. Perfetto. Perfetto. Se vuoi puoi rimanere anche seduto. Se volete. Va bene. È tutto per questa sera. Noi ci vediamo ovviamente martedì prossimo, sempre in diretta alle 21, TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Jungle.